Paolo Serafini, la value area. Intanto, che cos'è la value area? E poi ho visto durante la sessione di trading live che abbiamo fatto qui a Rimini, ci dà delle informazioni importanti. Sì, beh, la value area è un sistema di trading, di lavorare sui grafici volumetrici in modo tale da capire esattamente dove il 68% degli scambi avvengono da parte delle manifolde, quindi c'è un'area dove bene o male si concentra più liquidità sul mercato, rimane lì, quell'area lì, solitamente dipende anche dall'ampiezza che ha quest'area, che potrebbe essere varie forme, forma di P, forma di D, e quindi in dipendenza da come avviene questa area si può definire anche le sessioni successive o quella che stiamo assumendo in quel momento lì. È chiaro che dopo col mercato americano che apre, questa value area viene spostata velocemente perché aumentano gli scambi, quindi si rischia di aumentare anche l'ampiezza del range di questa value area. Ecco, la value area quindi è dove si concentra l'80% degli scambi, è corretta come definizione questa o no? Sì, il 70% degli scambi, 70%. Avviene, 70% degli scambi avviene all'interno di quel valore lì. Dopo, una volta che il prezzo esce da una parte o dall'altra, in dipendenza dall'ampiezza che ha questa area, è chiaro che diventano delle zone responsive. Responsive vuol dire che solitamente entrano, se magari siamo nella parte bassa, entrano i compratori per riportare il prezzo all'interno della value area, invece se siamo nella parte alta della value area, all'esterno di questo confine, cercano di respingere il prezzo all'interno della value area. Ecco, quindi ha un valore regressivo questa value area, cioè i prezzi tendono a riportarsi all'interno, almeno che non ci sono degli eventi particolari che la spostano verso l'alto o verso il basso. Sì, è chiaro, avendo il 70% di scambi all'interno dell'area, è chiaro che gioco forza, il mercato torna all'interno di quell'area lì. La cosa importante è fare le analisi per il giorno successivo, in modo tale che sapendo già dove il giorno precedente il 70% di scambi sono avvenuti all'interno di quell'area lì, i minimi massimi di quell'area diventano dei possibili supporti o resistenze per la sessione successiva. E quindi lì sono aree ancora più importanti le sessioni successive, perché sono aree che solitamente il giorno precedente hanno stabilizzato il prezzo su quell'area lì, quindi ogni volta che va fuori diventa un'area di respingimento ancora più importante. La cosa che ci hai fatto vedere è l'area supportiva rappresentata, o l'area di resistenza rappresentata dallo spazio tra il VPOC e il POC. Allora, VPOC e Volume POC, quando parliamo di volumi, per quanto riguarda Volume POC, massimo di volumi all'interno di una candela. Solitamente da non confondere con il market profile, che solitamente una volta il market profile era proprio il POC che identificava la persistenza di rimanere il prezzo su determinate zone, che non coincideva col massimo di volumi di quella zona lì. Quindi si è voluto il mercato con il discorso del VPOC. All'interno del VPOC abbiamo anche il discorso del VWAP, che tante volte il VWAP mi dà proprio l'intensità di volumi con la media dei prezzi in quel momento lì. Quindi lì quelle due zone, se sono coincidenti, solitamente sono aree di supporto e resistenza a seconda dove si trova il mercato. Ok. E quando il mercato, ecco, che percentuale, che probabilità ha il mercato di fermarsi nel VPOC, nel VWAP, tra il VPOC e il VWAP? Beh, essendo una fase centrale della value area, ha una forte probabilità di andarla continuamente a intersecare quella zona lì. Solitamente no, gli operatori non lavorano all'interno di quella zona lì, vanno a vedere se il prezzo si stabilizza su quella zona lì. Facciamo un esempio, siamo nella parte alta del grafico, il mercato viene giù, si stabilizza a ridosso del VPOC, solitamente quella zona lì dovrebbe essere una zona che il mercato riprende il corso al rialzo, quindi dovrebbe ripartire al rialzo. È chiaro che bisogna vedere se dopo, nel quell'area lì che c'era già l'interesse di quel giorno, se c'è ancora interesse da parte di operatori grossi. Quindi se c'è ancora interesse, allora vale la pena di dare qualche operazione, ma se la passa velocemente non, è chiaro che non è più interesse da parte di operatori importanti. Sei nato come scalper sui piccoli titoli italiani, adesso mi fai le opzioni sui titoli americani. Sì, adesso ho allargato un po' l'orizzonte. L'età. L'età. Beh, dal 99 sono sul mercato, cioè sono passati 25 anni, quindi dopo divento vecchio, faccio fatica
a rimanere concentrato sul mercato, per cui mi sono spostato. Poi ti vedremo con i fondi comuni di investimento. Un po' così. No, e quindi l'operatività sulle opzioni è meno stressante, tra virgolette, perché è stressante quando perdi soldi sul mercato. Quando perdi soldi non c'è niente di stressante. Per cui con le opzioni ti dà la possibilità anche di poter sbagliare sul mercato, perché c'è la possibilità di correggere eventuali operazioni che tu hai messo in piedi. Quindi usando determinate strategie non abbiamo il problema di difendere subito la nostra operazione oppure di andare in stop. Solitamente non c'è quasi mai c'è lo stop, a meno che fai dei rollaggi sulle opzioni stesse, quindi allunghi un attimino il tuo tempo sull'operativa. Paolo Serafini, grazie per essere stato con noi. Grazie mille a te.